C'è nessuno? C'è qualcuno? Chi ha voglia di fare un po' di gag? Intanto vedo la Laura e la Simonetta. In arrivo anche la Raffaella. Siamo già una diecina, dice Facebook. Non male. Vediamo se si connette anche qualcun altro. Come va? Tutto bene? Mi sta cadendo tutto. Ciao Marta. Eccola! La Maria Luisa che non si perde nemmeno un appuntamento. Grande! Anche la Super Flavia. Altro è arrivato? Daniela, ma come? No, hai fatto qualche movimento sbagliato o simile? Come mai ti fa male questo ginocchio? Mi dispiace. Neama, ciao. Fai anche te gag? Ciao Christian, ciao Fede, la Simo, ciao Nilu. Due minuti e si parte. Allora, perché già connesso? Oggi facciamo un lavoro un po' più statico rispetto al solito, ok? Quindi un po' meno cardio, ma sarà tremendo, quello sempre, fidatevi. E ci serve oggi una bottiglia d'acqua come carico, ok? O un manubrio o un disco, scegliete voi, perché andremo a aggiungere un po' di peso al nostro lavoro a corpo libero, se uno vuole. Se no, per chi non vuole usare dei pesi extra, continua a lavorare a corpo libero come sempre, ok? Quindi andate a prendere la vostra bottiglia d'acqua e poi, come sempre, ci serve anche il nostro telo sudore, soprattutto per quando andiamo nelle fasi a terra. Ok Dani, capito, vedi un po' se ti passa. Sappi che se hai bisogno di un nome di un fisioterapista bravo, scrivimi pure che te lo do, ok? Oh wow.
dove ho messo le macchinette? Ditemi come si sente la musica, il volume dovrebbe essere giusto. Anche perché, ve lo dico, senza microfono sto riperdendo tutta la voce. Sulla riapertura ancora nessuna news, ma dovrebbe uscire a breve. Tutti i protocolli sono ancora al vaglio del comitato tecnico scientifico e si dice di questo 25 maggio, quindi vediamo. Ok Flavia, grazie per il feedback e allora direi che si può cominciare ad andare, che poi c'è spinning dopo a noi. Ragazzi, la bottiglia d'acqua tenetela vicina a voi. Si rimette la musica dall'inizio. Talloni sotto le anche, braccia lungo i fianchi, ruota le spalle, separa i piedi ampi e sposta il peso del corpo, destra, sinistra, destra, sinistra. Spingi leggermente i glutei indietro, sblocca le ginocchia, sposta il peso da un lato all'altro, restando con le anche squadrate avanti. Ferma a destra, mano a destra, apro e ruoto verso l'alto, ruota bene dal centro del petto, torna su e riparti, destra, sinistra, sblocchiamo le anche, petto alto, colonna lunga, ferma, a sinistra stai, mano a sinistra a terra, ruota e apri verso l'alto, braccio in linea con la spalla, lo sguardo segue le dita della mano e sali, doppio, due a destra, due a sinistra, doppio molleggio, rimani basso nelle gambe e spingi bene le ginocchia verso l'esterno, gli ultimi quattro, l'ultimo, unisci piedi e marcia, go! Una bella marcia potente sul posto, solleva bene i piedi, solleva bene le ginocchia e muovi le braccia oscillando avanti e indietro. Come sempre il nostro obiettivo è riscaldare i glutei muscolari e far salire un po' il cuore, far salire l'energia, sì? Ragazzi, ripete. A destra, passo avanti, passo dietro, metti il peso sulla gamba avanti, solleva il busto. Se vuoi qualcosa in più, comincia a portare il ginocchio verso l'alto. 8 ancora, oscilla le braccia, avanti e indietro, muovi tipo corsa. Al centro, marcia o inizia a correre sul posto, sollevando i talloni verso i glutei. La tua opzione è marciare. 4, 3, apri Peter a sinistra. Go. Passo avanti, passo dietro. Stendi la gamba dietro lontana. Attiva l'addome. Rimani lungo con la colonna.
Se va qualcosa in più, come prima, attiva ancora il modo più deciso l'addome e solleva il ginocchio più in alto. 8 ancora, go! 4, 3, marcia o corri, qui. Scegli il tuo livello di intensità. Se decidi di correre, prova a sollevare il tallone più in alto e attiva bene la parte posteriore delle gambe. Ok, 4, 3, sposta il peso del corpo, destra, sinistra, doppio molleggio. Rimani leggero sull'avampiede, rimani addome attivo, anche spalle e squadrate avanti. Torna a correre o a marciare, ok? Decidi tu. Double hop, destra, sinistra. Gli ultimi 4, 3, 2, stop, apri i piedi, talloni più ampi delle anche, squat, scendi e sali, spingi bene il gluteo indietro e in basso, non cercare troppo a profondità in questi primi squat. Adesso rimani qui, unisci le nocche al centro, solleverai le ginocchia in modo alternato, destra, sinistra, e ruota dal centro del petto. Stai, squat. 8, 7, tutta la via a scendere, tutta la via a salire. Un bel movimento verticale verso il basso e verso l'alto. Stop, rimani qui, unisci le nocche al centro e riparti. Obiettivo, avvicinare più vicino possibile il gomito al ginocchio opposto. Stop, unisci i piedi, affondi. Lungo passo dietro e cambio gamba. Gamba destra, gamba sinistra. Piedi stretti su due binari paralleli. Stop, riapri i piedi, step curl. Porta il tallone verso i glutei, incrocia le braccia avanti. Gli ultimi due, tornano gli affondi. Destra, sinistra. Cerca il pavimento con il ginocchio dietro. Addome forte, rimani squadrato anche spalle avanti. Step curl, destra, sinistra. Prova a sollevare il tallone più indietro, più in alto. Stop, piedi separati, scendi squat, cammina avanti con le mani, mani sotto le spalle e cammina indietro, squat, risali, vieni, squat, 4 passi avanti, fermati in plank, stabilizza, 4 passi indietro, squat e sali, attiva l'addome per connettere il lavoro delle gambe con quello della parte alta del corpo. L'addome, fondamentale funzione di stabilizzatore e di connessione. Al prossimo, rimani qua, stringi i piedi dietro, mountain climber, destra, cambio, sinistra, destra, sinistra. Avvicina il petto in modo alternato le ginocchia, ok? Se hai bisogno, ginocchia a terra, stesso movimento. Gli ultimi 4, 4, e stop. Apri anche i piedi dietro, cammina indietro come hai fatto prima, squat e sali. Stop. Ok, step touch. Come va? Riscaldamento un po' più breve oggi, ok? Tanto abbiamo da fare tante cose e quindi sono ora inciampo anche.
Allora, andiamo ad afferrare la nostra bottiglia d'acqua. Metti la bottiglia d'acqua nella mano sinistra, mano destra sul fianco, piedi sotto le anche e facciamo un deadlift a gamba singola. Metti il peso sulla gamba destra, guarda, inclinati avanti dalle anche e torna su. Scendi e sali. Inclinati avanti dalle anche, facendo cadere la punta del naso oltre la punta del piede, rimanendo con il petto alto e la schiena lunga e forte. Adesso rallenta. 3, 2, 1, sali. Lenta la discesa, esplosiva la salita. 3 tempi a scendere. 3, 2 e 1 a salire. Ottimo! Ragazzi, piegate bene il ginocchio della gamba d'appoggio, L'ultimo, un po' più fluido. 2-2 dal prossimo. Scendi, scendi, sali, sali. 1, 2, 2, 1. Attiva forte l'addome per non pendere di lato né perdere l'equilibrio. E per restare sempre anche spalle squadrate avanti. 2 viaggi ancora. Stop. Ritorna giù. Lascia la bottiglia d'acqua, mani sulle anche. E comincia a sollevare il piede della gamba dietro. Solleva contraendo il gluteo. E ritorna a toccare il pavimento con la punta del piede. Altri 8. Ragazzi, tutto il peso sulla gamba avanti. Ginocchio d'appoggio flesso. E addome forte. Schiena lunga. Mantieni l'equilibrio. Dalle prossime, prova a non toccare più il pavimento. Scendi con il piede più vicino possibile al pavimento. Ma non lo toccare. Pulsazioni in alto, rimani qui. Tira la punta del piede dietro. Rimani in equilibrio sulla gamba d'appoggio. Addome forte. Pulsazioni. Altre 16. Non cadere, non fare come me. Gli ultimi, 4, 3, 2, stop. Step touch, sciogli. E incrocia e sciogli. Ancora di più. Tutto da rifare con la gamba sinistra. Afferra la bottiglia, questa volta con la mano destra. Mano sinistra sul fianco. Metti il peso sulla gamba sinistra. Deadlift. O meglio, si deadlift a gamba singola. Inclinati avanti dalle anche e torna con i piedi uniti. Piega il ginocchio della gamba d'appoggio. Stendi la gamba dietro lontana. Altre 8 ripetizioni. Ricordati, porta la punta del naso a cadere oltre la punta del piede. Sempre petto bello alto e fiero. 3, 2, cambia il tempo, scendi 3, sali 1. 3, 2, 1, sali. 3, 2, 1, sali. Cerca lunghezza quando scendi e contrai il gluteo per risalire. Due, due dal prossimo. Scendi, scendi, sali, sali. Uno, due, due, uno. Il calore
cominciare a crescere progressivamente sia nel tuo quadricipite ma soprattutto nel tuo gluteo. Lascia la bottiglia d'acqua a terra, mani sui fianchi, riporta la gamba destra dietro, solleva, scendi, solleva, scendi. 90% del peso sulla gamba avanti. Addome forte, non ruotare le anche. Altri 4. Ti ricordi, l'opzione successiva aumenta l'intensità non toccando più il pavimento con il piede dietro. Altri 8. Se hai bisogno, esci un attimo dal lavoro, sciogli e quando vuoi rientra. Ragazzi, ultimo step, pulsazioni. 32 pulsazioni. Siamo a metà. Ultime 16. Attiva l'addome. Mi sono sbilanciata troppo. Ce la posso fare. 4, 3, 2, 1, via. E stop. L'equilibrio oggi non fa parte di me. Scusate. Tanto quando uno perde l'equilibrio non si riesce a recuperare più. Ok. Prova, comincia a fare degli step touch più profondi. Questo lavoro a gamba singola era il nostro antipasto. Quattro, tre, due, rimani giù in squat, spingi bene le ginocchia verso fuori, apri il petto, unisci le mani avanti, rimani in questa pausa e comincia a molleggiare. Molleggia nella parte bassa del movimento, piccole e profonde. Altri 8, 4, 3, 2, sali, step touch, profondi come prima, scendi e sali, contrai glutei per unire i piedi, stop, rimani al centro, scendi squat, spingi bene le ginocchia verso fuori, attiva l'addome, petto sollevato, pulsazioni. Otto, sette, gli ultimi 4. E stop, sali, sciogli, bottiglia. Cosa state? Ciao Gabri! Ok! Mettete la bottiglia davanti alle clavicole, sì? Gomiti chiusi e cominciamo con uno squat più rotazione a destra, squat al centro, rotazione a sinistra, squat al centro, sollevo il ginocchio destro, squat al centro, sollevo il ginocchio sinistro, ruota bene dal centro del petto, avvicina, gomito al ginocchio opposto, aumentiamo l'intensità, doppio molleggio a metà, scendi, sali metà, sali e ruota, doppio molleggio a metà via, sali e ruota,
chiama il ginocchio più in alto che riesci. Attivando bene l'addome, chiudi le poste verso le anche. Gli ultimi due. E dal prossimo incrementiamo ancora. Triplo molleggio. 3, 2, 1, sale e ruota. 3, 2, sale e ruota. Ragazzi, sempre schiena dritta, sempre petto fiero e gomiti chiusi sotto la bottiglia. Opzione, togli la bottiglia e lavora a corpo libero. Stop. Riafferra la tua bottiglia, trova spazio alla tua laterale destra, affondo laterale, apri ampio e torna con i piedi sotto le anche. Spingi bene i glutei indietro, spingi il ginocchio della gamba e lavora verso fuori. Dal prossimo, se vuoi, guarda, aggiungi una spinta della bottiglia avanti insieme all'affondo laterale. Altri 4, 3. Dal prossimo tieni la bottiglia nella mano sinistra e affonda e ruota. Le anche sempre squadrate avanti. La rotazione bella ampia dal centro del petto. Prova ad arrivare a toccargli la punta del piede. Rimani qui, riprendi la bottiglia con due mani, affonda, solleva il ginocchio in alto, affonda anche fuori, solleva il ginocchio al petto. Lavoro di stabilizzazione da parte del centro del corpo. L'ultimo, rimani qui, gamba destra, bottiglia a terra, sinistra dietro, mi ripete. Stendi la gamba dietro lontana, mantieni il peso sulla gamba avanti. Altre 16, metti più energia nelle gambe e più energia nelle braccia. Gli ultimi 8, 7, 6, 3, 2, 1, stop. Riafferra la tua bottiglia, trova spazio a sinistra e riparti con gli affondi laterali. Apro anche fuori e richiamo. Richiama i piedi sotto le anche. Come prima. Attiva l'addome per mantenere le anche squadrate avanti, spingi i glutei indietro e il ginocchio della gamba che lavora verso fuori. Se vuoi aggiungi la spinta della bottiglia avanti. Ragazzi, braccia tese in linea con le spalle. Senti come cambia il lavoro per il tuo centro del corpo? Adesso bottiglia nella mano destra, affonda e ruota. Chi riesce a toccare la punta del piede con la bottiglia? Riafferra la bottiglia con entrambe le mani, affondo, solleva il ginocchio, affondo, solleva il ginocchio. Ragazzi, per risalire, spingete dalla parte esterna del piede, attivate forte i glutei. L'ultimo, via la bottiglia, peso sulla gamba sinistra, con la gamba destra dietro, mi ripete. Mi raccomando, tutto il peso sulla gamba avanti. Altri 16. Dai, dai, energia nelle gambe, energia nelle braccia,
fai salire il cuore. 3, 2, 1, stop. Ok, bevi un goccio d'acqua, andiamo a terra. Cambiamo la telecamera. Già alle 6:30. Siamo a più di metà. Tenete la bottiglia d'acqua vicino, eh? Distendi le braccia lungo i fianchi. Palmi rivolti verso l'alto, stabilizza le spalle, assorbi in dentro la pancia, avvicina l'ombelico alla colonna, addome forte, bassa schiena ancorata a terra, solleva le gambe, guarda in modo alternato, 1, 2, frena le ginocchia sulla linea delle anche, tibie parallele al soffitto, adesso fallo insieme, sali, sali, scendi, scendi, 1, 2, attiva l'addome per mantenere la bassa schiena ancorata a terra, soprattutto nella fase di discesa delle gambe, eh? Ok, guarda come cambia. Solleva, stendi lontano, rifletti, scendi a terra, ginocchia sulle anche, gambe a 45 gradi, ginocchia sulle anche, scendi, 4, 3, 2, se la bassa schiena si inarcasse, solleva le gambe più in alto, ok? Alleggerisci il lavoro. Altri due viaggi. Piedi a terra, mani alle tempie, crunch, sali, scendi. Avviciniamo le coste alle anche, mantenendo il mento vicino alla gola. Si crunch, sollevo spalle e ginocchia insieme. Butta fuori l'aria quando sali, prendi aria quando scendi. Riposa un attimo e guarda la combo. Sono 3 si crunch, al terzo rimani su, stendi le gambe lontano, richiama e riparti, andiamo. 3 si crunch, rimani al terzo, stendi le gambe lontano, richiama e riparti, go! Forma una C con la tua colonna e poi stendi le gambe lontano. Ricordati la tua opzione se senti la bassa schiena sollevarti da terra, stendi le gambe più in alto. Lungo i fianchi, da gambe tese, scendi a gambe alternate verso il basso, sfiora il pavimento con la punta del piede e riparti, butta fuori l'aria, mantieni la bassa schiena ancorata a terra, senti un grande bruciore e stop, sciogli, riposa. Ok, ponte, subito il ponte a gamba singola, solleva la gamba avanti e solleva la gamba dietro, G
Tieni sempre il ginocchio piegato a 90 gradi sulla linea dell'anca e spingi forte dai talloni per sollevare le anche. Ad al prossimo triplo molleggio, 3, 2, 1, scendi, 3, 2, 1, scendi. Altri 4 viaggi, grazie. L'ultimo. Stop. Apri il braccio verso di me, braccio dietro alla tempia, twist, solo verso di me. Ruota dal centro del petto, avvicina il gomito al ginocchio opposto e torna a casa. L'ultimo, cambio lato verso dietro, 8, 7, butta fuori l'aria sempre quando sali e prendi aria sempre quando scendi. Adesso entrate le mani alle tempie, ruota verso di me, camminata dietro, verso di me, dietro, mantieni i gomiti ampi, rimani anche a ginocchio flesse o stendi le gambe lontano e stop. Un altro po' di pausa. Ok, torniamo a una combinazione che abbiamo fatto anche prima, l'abbiamo accennata. Braccia lungo i fianchi, solleva le ginocchia, stendi le gambe, apri le fuori, chiudi, torna, resetta, solleva, stendi, apri, chiudi, piega, resetta, 4, 3, 2, 1, casa. Contrai forte anche le cosce e i glutei per sostenere il peso delle gambe. Altri due viaggi e ci integriamo il lavoro di crunch. Mani alle tempie, guarda, prima la combo delle gambe e poi si crunch e scendi, sollevo, stendo, apro, chiudo, si crunch, scendi. Altri 4. Gli ultimi 2. L'ultimo. E stop. Ok. Torna al lavoro di ponte. Se vuoi qualcosa in più, metti la bottiglia come sovraccarico, ok? Solleva i glutei in alto, rimani qui, alterna il sollevamento dei talloni. Tallone avanti, tallone dietro, avanti, dietro. Continua a strizzare forte i glutei per mantenere le anche più sollevate che riesci. Accelera il sollevamento dei talloni, 1, 2, 1, 2. Ah, incendiamo la parte posteriore del corpo. Stop, pulsazioni, 16, 15. Ritorna il sollevamento dei talloni, veloce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, altri 8, e stop pulsazioni, altri 16,
6, 5, 4, 3. Glutei, pulse. Gli ultimi 16, dai, dai, dai. E stop. Rimani qua. Ragazzi, la combo che abbiamo fatto prima con qualcosa in più. Tieni il peso della bottiglia qui al petto, solleva, stendi, apri, chiudi, richiama, testa in alto e riparti. Ginocchia sulle anche, gambe tese, gambe aperte, chiuse, ginocchia, spingi in alto. Mi raccomando, buttare bene fuori l'aria, due, tre, spingi in alto la bottiglia. Quanto riesci a sollevare le spalle lontano dal pavimento? L'ultimo viaggio. E stop. Ok. Si torna in piedi, afferra la parte posteriore delle gambe e saliamo in piedi. Come va? L'ultima decina di minuti per il nostro lavoro di oggi. Torniamo al lavoro di affondi, ok? Mani sui fianchi, guarda, lungo passo avanti e lungo passo dietro. Affonda avanti, affonda dietro. Coscia avanti parallela a terra, ginocchio dietro vicino al pavimento. Sempre anche spalle squadrate avanti, busto alto, colonna forte. Altri due. Fai una piccola pausa quando riunisci i piedi sotto le anche. Ma unisci le notti al centro, affonda, ruoto. Affonda dietro, ruoto. Ruota sempre dalla parte della gamba avanti, ok? Quindi una rotazione a destra e una rotazione a sinistra. Altri quattro viaggi. Non ho spazio. Mi raccomando, sempre gomiti estremamente ampi nella rotazione per massimizzare il lavoro nei muscoli rotatori del tronco. L'ultimo viaggio. Stop. Sciogli un attimo il step touch. 4, 3. Gamba a sinistra, mani sui fianchi, lungo passo avanti, lungo passo dietro. Quando affonda avanti, spingi il ginocchio verso l'esterno, ginocchio verso l'esterno, e quando affondi dietro, avvicina il ginocchio al pavimento. Aggiungi la rotazione, ruota verso la gamba avanti a sinistra, ruota verso la gamba avanti a destra. Blocca le ginocchia a 90 gradi e ruota. Cerca la massima profondità nelle gambe e la massima ampiezza per la rotazione. Altri quattro.
salire appena il cuore, corri sul posto, 8, 7, 6, squat jump, squat, chiudi, squat, corri, 8, 7, 6, squat con piccolo jump al centro, solleva il tallone glutei, affonda nelle anche e spingi le ginocchia all'esterno, glutei alla linea delle ginocchia, petto alto, go, talloni a terra, peso sui talloni, due movimenti semplici ma efficaci, la corsa per far salire il cuore e uno squat con un piccolo saltello per aumentare l'intensità. Stop! Ok! Torniamo a terra. Ultimissima fase del nostro lavoro di oggi. Vieni in over. Avambracci paralleli. Gomiti sotto le spalle. Livello 1, ginocchia a terra. Guarda, i miei glutei sono sulla stessa linea delle spalle. Addome forte per sostenere la schiena. Se ti senti sicuro, strizza i glutei e solleva le ginocchia da terra. Intensità più alta. Da qui, ruota verso di me sul tuo fianco destro e torna. Ruota e apri. Riporta i gomiti sotto le spalle. Attiva l'addome per ruotare anche spalle insieme. Se è troppo intenso, ginocchio a terra e ruota sul ginocchio interno. Spingi bene il gomito di appoggio contro il pavimento. Stabilizza la spalla. Stop. Siediti sul tuo gluteo destro. Sul tuo gluteo destro, stendi le gambe, piega, stendi, piega, stendi. Avvicina le ginocchia al petto e stendi le gambe lontano. Altri tre viaggi. Una combinazione, tre movimenti di gambe, tre, due, e sposta il peso da un gluteo all'altro e riparti, 3, 2, gambe tese, sposta il peso da un gluteo all'altro e da un gomito all'altro, rimani con il petto alto, addome forte, opzione, non ruotare a gambe tese, ma lascia le ginocchia piegate e ruota, altri 4 viaggi. L'abbiamo fatto anche giovedì scorso, questo movimento, e ti ho detto, pensa ai tergi cristalli della macchina, quando li azioni per pulire il vetro, i tergi cristalli della macchina in questo momento sono le tue gambe, e stop. Adesso trasferiamoci, torniamo al lavoro di plank più over, avambracci paralleli, gomiti sotto le spalle, ginocchia divaricate, puoi restare in over, ginocchia a terra o strizzare i glutei, sollevare le gambe, la schiena sempre lunga e forte, apri e ruota verso di me, apri e ruota e torna. Torna sempre con i gomiti sotto la linea delle spalle. Ricorda che se hai bisogno, ginocchio a terra e ruota sul ginocchio interno. Ma l'aspetto fondamentale è ruotare bene anche spalle insieme per attivare la laterale dell'addome. Stop. Peso
sul gluteo e sul gomito sinistro, l'altro braccio fuori, stendi le gambe, piega, stendi, piega, stendi. Se hai bisogno, lascia la gamba interna appoggiata a terra, combo ed arrivo, dammene 3, 2, cambio lato, come prima. Ragazzi, non vi chiudete con il petto, petto sempre fiero. Devi spostare il peso da un gluteo all'altro e da un gomito all'altro, possibilmente a gambe tese, opzione ginocchia flesse. Dai, dai, siamo a metà, e poi abbiamo finito. L'ultimo viaggio, e stop. Wow, ok, ve l'avevo promesso, era l'ultimo viaggio. Un po' di stretching e si passa la parola a Lorenzo per Evo Cycling. Abbasso un po' la musica. Ragazzi, venite con il peso sulle vostre ginocchia, spingete i glutei indietro, braccia tese avanti, allunghiamo la schiena. Rilassate la testa e il collo sul vostro tappetino, asciugamanino, e sentite scivolare via tutte le tensioni accumulate. Inspira, solleva il petto, scendi avanti con le anche, lascia le gambe dietro e solleva bene il busto, spalle rilassate lontano dalle orecchie, ok? E allunga bene il tuo addome. Lascia le anche a terra, Ok, butta fuori l'aria e torna dietro. Passate il peso dalle ginocchia ai piedi, restando qui a gambe tese. Abbandonatevi nuovamente con tutto il peso verso il basso, piedi uniti, gambe completamente tese per allungare bene tutta la parte posteriore del corpo. Sblocca le ginocchia, srotola lentamente la schiena e sali. Afferriamoci il collo del piede destro, tallone al gluteo, ginocchia vicine, allungamento per il nostro quadricipite. Incrocia il piede destro dietro al sinistro, allunga la laterale destra. Cerca di separare il più possibile costa dopo costa. E rientra, cambio lato, ripartiamo dal nostro quadricipite, tallone al gluteo, ginocchia vicine, incrocia il piede sinistro dietro al destro, allunga e apri di lato, rientra, twist, destra, sinistra, e stop. Ok, ed anche per oggi è andata. Ragazzi, ci si vede domani sera su Zoom con Body Attack, oppure ci si vede settimana prossima. Buon fine settimana, ciao ciao.